Si è svolta nei giorni scorsi all'interno della Dark Room nella caserma Artale, dove ha sede la Scuola di Sanità e Veterinaria dell'Esercito, la presentazione di un nuovo sistema di telemedicina. Un'esercitazione alla quale ha partecipato il comandante dell'Ispettorato Generale della Sanità e il generale di Corpo d'Armata Federico Marmo. Si tratta di un nuovo strumento realizzato dalla In Manibus Meis, azienda che sviluppa tecnologie per l'intervento nelle grandi emergenze. Ma vediamo di che cosa si tratta. Sono in compagnia del tenente colonnello medico Stefano Spina, responsabile addestrativo del MITACA. Colonnello, che cosa significa MITACA e come funziona questo sistema operativo di soccorso? MITACA vuol dire Military Tablet Aid Combat Area ed è un sistema integrato che consente lo studio e il monitoraggio del paziente al momento dell'incidente. Viene dato in dotazione ai soccorritori, in questa fase siamo ancora nella fase addestrativa, ma presto verrà resa operativa. Il soccorritore segue una serie di protocolli dati dalle varie schermate, che sono protocolli poi internazionali decisi dalla NATO, e in questo modo può dare una identità ovviamente e poi una serie di informazioni utili per il monitoraggio del paziente e il trasferimento agli elementi ulteriori, cioè in pratica agli ospedali da campo. Quali sono gli strumenti in dotazione al soccorritore e soprattutto chi è il soccorritore nel momento dell'emergenza in teatro operativo e non? Il soccorritore non è né un medico né un infermiere, è un combattente e in quanto tale si trova in pratica già sul luogo dell'incidente quando questo incidente avviene. Il soccorritore viene dotato di un tablet particolarmente robusto per essere utilizzato nel fuori area e nelle situazioni particolari che richiedono appunto una maggiore robustezza che non un tablet normale, e poi naturalmente alcuni terminali, alcune periferiche che servono per monitorare i dati del paziente, quindi non so, la pressione arteriosa, la saturazione dell'ossigeno e altri parametri. Abbiamo recuperato i dati, questi dove vengono inviati? Intanto i dati vengono memorizzati sul tablet stesso, che non perde la memoria di quanto è stato fatto, e poi tramite un cloud vengono inviati in maniera criptata a un server che può essere posizionato ovunque e che fornisce in pratica il controllo nei due sensi, quindi sia dal teatro operativo alla centrale sia al contrario per aiutare il soccorritore, e poi vengono anche qui conservati per il monitoraggio del paziente durante il trasporto e per l'arrivo in ospedale.